questi sono i quadri che ha fatto lui, capito? Ma senti la musica? Sì, no, però dico, vedi l'arte, no? Sì, sì, qua siamo anche un po', che sembrano dei Picasso questi. Sì, sì. Eh? Siamo qui, diciamo, da un colosso che un colosso a tutto tondo, cioè colosso di tutto, adesso glielo rivediamo. Sì, colosso perché dipinge, recita, suona, compone, fa radio, fa televisione, ha scritto film, ha girato film. Andiamo da lui. In cucina. Eccolo qua, Charlie Gnocchi, eccoci. Ciao, buongiorno. Ciao Cristiano. Buongiorno. Come va? Voi? Colossi in sala, meglio in sala che in cucina, perché i colossi ti spazzolano via tutto. Ah, esatto. Colosso in cucina. Lo so. Allora, dicevamo, colosso Charlie Gnocchi, per quanto riguarda pittura, cinema, scrittura, musica, radio, colosso un po' di tutto. Colosso, dovete dire la parola giusta, io sono colosso, cioè praticamente sono all'osso su tutto, non colosso, però mi diletto da buon dilettante a fare tutto. Ti sei misurato anche col cinema, è vero? Sì, ho tentato di fare un film autoprodotto indipendente tipo Andy Warhol, girato con un regista sperimentale, con una storia sperimentale, e fu una cagata pazzesca. Titolo del film? Jerry Pantano, il rocker peloso. Il rocker peloso. Però forse ritirato fuori adesso con i canoni insomma attuali anche del digitale, potrebbe avere un suo senso. Vabbè, ci potremmo provare con i colossi. Senti, allora, anche per te la domanda di rito. Il tuo colosso del cuore qual è? Ecco, io... l'aereo più pazzo del mondo. Ah, vabbè. Nessuno l'aveva votato. L'aereo più pazzo del mondo. Più lo rivedo, più lo rivedo. E più te lo godi. I fratelli Abraham Zucker sono comicità ebraica, comicità demenziale, che piace in tutto il mondo. Io me lo rivedo a distanza di anni, e trovo sempre una gag e dico, come mai non le vedo tutte queste gag che mi fanno sempre ridere? E che risposta ti dai? E dico, ma è la forza di questa comicità che mi piace tanto. Ok, perfetto. Senti, invece sull'Italia noi abbiamo in corso il colosso della commedia italiana. Sono sincero, è Totò e Peppino. Totò e Peppino e la mala femmina mi sono piaciuti. E c'è in gara. E mi piacciono tanto. Poi mi piace La Lettera, loro due eccezionali, però c'è Totò e Peppino e La Dolce Vita, dove c'è l'attrice che io poi ho voluto conoscere. Che è stato il tuo amore cinematografico. È stato il mio amore, che è Gloria Paul. Che è Gloria Paul. Non so se ve la ricordate, la cara vecchia Gloria Paul, che era una bluebell inglese che venne in Italia e con questo bel sorriso simpatico si adattava bene alle gag di questi due marpioni simpatici. Certo. Ma dove l'hai conosciuta? Perché tu la conoscevi? Negli anni 90 venni a lavorare alla Rai, malauguratamente feci Uno Mattina Estate come comico, e la tempestavo di telefonate e dicevo, signora Paul, sono Gnocchi, ma magari lei non mi conosce perché ero assolutamente sconosciuto, e mi viene a conoscere. Grazie Gloria, eccoci qua, va bene. Senti Charlie, tu al cinema con noi verrai? Sì, sì, magari. No, perché noi stiamo costruendo la squadra, capito, di amici. Io con i colossi vado ovunque. Perfetto, vado. Fantastico. Vuoi dedicare una canzone? Un film demenziale. Un film che vi piace anche a voi, insomma. Io sono nel genere leggero. Io devo dire l'horror non mi piace. Però Dario Argento e Suspiria e il rifacimento di Suspiria non sono assolutamente d'accordo, che non mi è piaciuto. Sì. Su Dario Argento, su vecchi film di Dario Argento, io devo dire chapeau. No, chapeau, perché erano anche ironici, avevano una loro forma di sono d'accordissimo, però è una mia debolezza, se sono in realtà non li vedo perché mi cago sotto, capito? Cioè, non è che c'ho la questione delle cose, proprio mi spavento. È facile. Simone, vai. Cristiano, i colossi in sala. Ci salutiamo così. Simone, ringraziando Charlie Gnocchi. Colossi, a presto. Basta che non vadano in cucina. Ciao.